Facciamo un finale, amici. Un finale corale. Non mi piacciono i cori, però stasera mi piacciono i cori. Con questo ritmo vorrei fare un coro di un pezzo che si chiama Yam Avant. Signor Guarascio, da quando c'è questo problema? Sono 20 giorni. Quindi avete la fogna vicino a casa? Sì. A pochi metri? Sì, questa è la presa fognante privata che poi si trasferisce alla presa principale, travasa nella presa principale. Per cui quando la presa principale piove, la presa principale diventa, si intasa in modo tale che, non, che la presa fognante mia personale non riesce a travasare nella presa principale. Vi ricordate le parole? Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo è il pozzetto della presa privata fognante che sfocia, che travasa nella presa principale. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Entrambi i pozzetti comunicano e sfociano, poi travasano il liquame nella presa principale che corre lungo la strada. Andiamo a re. Allora, questo è il pozzetto della presa principale, oggetto di manutenzione, che è stato oggetto di manutenzione poiché per oltre 20 anni fuoriusciva il liquame da questo pozzetto. Poi sono intervenuti, non so, per cercare di ripristinare il problema, e hanno trasferito il problema da questo pozzetto a un pozzetto sottostante. Ma scusa un attimo, prego, signor Guarascio. Prego. Il signor Pangar che abita sotto di voi, l'anno scorso mi aveva chiamato per fare un servizio, sempre per la fogna. Si tratta dello stesso problema? Dello stesso problema. Per cui è un problema che le dicevo, signor Contelli, che insiste da oltre 20 anni. Sono intervenuti 2 o 3 mesi fa la Soacro, hanno scavato, non so che cosa hanno fatto perché hanno peggiorato il problema invece di migliorarlo. Ma so che, so che lei è andato anche dal prefetto ieri. Sì, ma non ha potuto ricevermi, però ho fatto richiesta di colloquio a mezzo carta scritta. Spero che mi convochi. Invece il sindaco? Il sindaco è stato latitante, non mi ha risposto. Ingegnere Urso dell'ufficio tecnico? La stessa cosa, né tantomeno quello dell'ufficio tributi, che non fanno altro che mandare tributi a scanso di servizi che non ci sono o sono carenti, come ha potuto notare. Ora le faccio vedere il pozzetto che è oggetto del problema da circa 4-5 mesi. Nonostante è questo. Nonostante noi abbiamo messo delle pietre sopra per contenere il liquame, la forza è così talmente violenta che riesce addirittura ad alzarsi il coperchio del pozzetto con tutte le pietre. Ho già fatto delle foto, ho già fatto dei video, e questo succede sistematicamente ogni qualvolta piove. Ogni qualvolta piove qui si ottura la fogna in questo tratto e il liquame fuoriesce e va lungo la strada naturalmente. Qui siamo a via? Via Salvatore Baffa, la nuova via, all'altezza del numero 134. Questa è l'abitazione del signor Tancari, che è stato anche lui, diciamo, ha segnalato il problema più volte al comune, ma il comune ha ritenuto di non intervenire. Medico sanitario? Medico sanitario io non mi sono recato da lui, pensando che il sindaco risolvesse il problema con la sua acro e intervenisse per risolverlo. Invece? Ma invece non è stato così. Problemi che crea, insomma, anche la mia famiglia, in quanto c'è in casa o in casa un malato oncologico, e lei può capire quante difficoltà adesso questo problema della fogna otturata ci sta creando. Signor Guarascio, lei oggi si è rivolto a Telecondelli? Sì, perché mi sono rivolto al sindaco, mi sono rivolto alla Soacro, mi sono rivolto al prefetto, non so più che pesci pigliare, mi provo a risolvere il problema mediante la televisione con Telecondelli. Comunque sono in attesa che il prefetto mi convochi. Voglio fare notare una cosa, che qui hanno fatto un nuovo pozzetto, in seguito a Soacro, mediante un'impresa patatrice di Cotronei,
e come le dicevo 3-4 mesi fa, al fine di cercare di migliorare questo servizio, ma non è servito a nulla. Non solo, hanno installato questo pozzetto, hanno rotto parte del marciapiede qua, come le faccio notare, e non hanno ritenuto di dover di nuovo piastrellare, tant'è che hanno lasciato solo cemento qua. Cioè a mo' proprio non dico da terzo mondo, ma quasi, cioè mezzo parte del marciapiede addirittura incementato, non piastrellato. Io mi ritengo che quando si fa un lavoro di manutenzione si deve ripristinare nel migliore modo possibile, non certamente in questa maniera. Ma poi le faccio notare un'altra cosa: qui c'è un pozzetto per il quale io ho chiesto spiegazione al comune circa l'utilizzo, che non so, per giunta molto pericoloso, come può notare, perché si scivola e impedisce a un passante un regolare camminamento, e poi questo tubo di cui io ignoro la funzionalità. Spero che l'ufficio tecnico mi dia delle informazioni, perché ho chiesto delle informazioni. E poi quando hanno scavato, quando hanno lasciato quella buca, e non si sono minimamente domandati del perché di questa buca, non si sono nemmeno adoperati per ripristinarla. Ritengo che qualcuno abbia autorizzato questo lavoro, perché non ha senso, almeno io ignoro il senso di questo pozzetto. Poi magari qualcuno l'ha fatto per un motivo abbastanza preciso, ma io comunque ne ignoro per adesso le motivazioni. Ma comunque ho chiesto all'ufficio tecnico e al sindaco le ragioni per cui c'è questo pozzetto molto pericoloso, come le dicevo, perché impedisce un regolare camminamento. Oltre al fatto che è pericoloso per un bambino, perché si può infilare il piedino all'interno e quindi farsi pure del male, perché c'è una buca, ma questo è da molto tempo naturalmente che c'è. Cosa volevo dire? Fa schifo, no? Punto basta, senza parole, fa schifo. Per giunta, signor Contelli, a seguito di tutte queste problematiche, mi è arrivata una lettera dal comune di Cotronei, con la quale mi comunicano che mi hanno fatto il fermo amministrativo della macchina Renault targata EL803RS. Ma questa lettera è a firma di chi? Non è a firma di nessuno, c'è solo un timbro dottor Antonio Scavelli, ma senza firma. Quindi chiunque può dire che è stata spedita da chi che sia, se non c'è una firma, diciamo a penna, può essere anche un falso, anzi presumo che possa essere anche un falso questo qua. Ma le faccio notare che per lo stesso motivo mi hanno bloccato un'altra macchina, cioè, quindi per un motivo di rifiuto di pagare i tributi a seguito di questo mancato servizio, mi hanno bloccato addirittura due macchine. Aggiungo altresì, signor Contelli, che in casa ho un malato oncologico ed è mia moglie, che ha bisogno di cure continue. Allo stato è in cura presso il Ciaccio di Catanzaro, è in radioterapia, e la devo accompagnare ogni giorno all'ospedale per farsi appunto questa cura, per cui adesso senza macchina come faccio ad accompagnarla? Quindi il rischio, insomma, è notevole. Certamente mi presterò una macchina da qualche amico, da qualche volontario che si offre a tale cosa, però rimane il fatto che io ho due macchine bloccate di mia proprietà e non posso utilizzarle perché il comune di Cotronei ha ritenuto che io non ho pagato i tributi, ignorando che il servizio non c'è stato. Questo è veramente scandaloso e vergognoso nel 2015 che possa succedere una cosa del genere. Le macchine col fermo amministrativo quali sono? La macchina col fermo amministrativo è questa. Marretti. E l'altra ce l'ho in un altro luogo. Quindi non una macchina adesso? No, non ho nessuna macchina adesso di cui poter utilizzare per recare mia moglie all'ospedale per le dovute visite mediche. Ripeto, è una malattia molto seria, molto grave. È dimostrabile? Certo dimostrabile, perché all'invalidità al 100% grave, e per colpa loro, per colpa di una contestazione giusta a fronte di un servizio che non c'è, è giusto che il cittadino non paghi i tributi.
perché non è che la cosa è venuta dalla, dalla sera al mattino, cioè è da più tempo che io dichiaro questa, questo malfunzionamento della fogna e del servizio idrico. Però è come parlare con un muro di gomma, cioè questi sono veramente, hanno veramente la faccia tosta, ignorano quelli che sono i problemi del cittadino, li ignorano, anche se poi in occasione delle, delle campagne elettorali tutti quanti si fanno paladino del, dei, dei diritti del cittadino, ma poi nei fatti è questa la verità. Alla prossima pioggia, signor Contelli, le farò notare come il coperchio del pozzetto, nonostante abbiamo messo dei pesi sopra per contenere questa, questo, questo flusso di liquame, si alza addirittura, tanta forte è la pressione, e questa pressione qua impedisce al mio scarico di fogna privata, alla mia presa di fogna, di scaricare nella dorsale, e poi alla lunga si tappa naturalmente. È così semplice, è così elementare, ma solo quelli del comune non lo capiscono, e naturalmente quella della sua Yamarrete.